Nell'estate del 1990 la 14ª edizione della Coppa del Mondo FIFA ha dato il via ad un grande esodo di calciatori, tifosi e giornalisti verso l'Italia. Un posto ideale. Con la popolarità del suo campionato di calcio, la lunga tradizione di successo internazionale e la volontà di investire nel calcio, l'Italia era diventata il centro spirituale di questo sport. Tra le prime ad arrivare, la squadra della Germania dell'Ovest. I tedeschi erano dati al quarto posto dietro Italia, Brasile e Olanda, nonostante il loro palmarès nelle finali della Coppa del Mondo, due volte campioni, tre volte secondi, tre volte in semifinale. Forse era opera del CT, Franz Beckenbauer, che era stato capitano della squadra che aveva vinto la Coppa nel 74. Vincere anche in panchina sarebbe stata un'impresa senza precedenti. Le partite sarebbero state un grande avvenimento per la stampa, con più di 7.000 giornalisti e fotografi presenti. Anche se alcuni giornalisti sono venuti aspettandosi problemi, Ferdinando Mezzalani sperava che i giocatori e non la polizia fossero lo spunto per le migliori fotografie. Con più di 200.000 tifosi in arrivo, il rischio di disordini era alto, ma gli irlandesi sono arrivati di buon umore. Questa era la prima volta che il loro paese partecipava e i 20.000 tifosi irlandesi portarono con sé una gran voglia di divertirsi. Mentre gli arbitri facevano i controlli preliminari, not as good as Wembley. Wembley is beautiful now. Oh, fantastic. Papa Wojtyla impartiva la benedizione. Per quattro settimane tutto sarebbe passato in secondo piano rispetto al grande entusiasmo per il calcio. Dopo il benvenuto ufficiale del presidente della FIFA, Abel Ange, e del primo ministro italiano, Giulio Andreotti, la competizione poteva cominciare. L'Argentina, campione nel 1986, era ancora capitanata dal suo maestro, Diego Maradona, ma era più vecchio e aveva sofferto per vari infortuni. Avrebbe avuto ancora la stessa magia? Il Camerun si è subito mostrato un bel avversario. Senza aver subito sconfitte nel torneo dell'82, era preparato e a livello di qualsiasi squadra europea o sudamericana. Al 67esimo, 5 minuti dopo l'espulsione del fratello, Omar Mbiik, in elevazione, trafigge il portiere argentino Pumpido. I campioni del mondo sono sotto per 1-0. La squadra del Camerun non ci poteva credere. La velocità di Claudio Caniggia era l'arma più potente dell'Argentina, ma Benjamin Massin aveva strumenti per contrastarlo. I falli su Maradona hanno provocato un'altra espulsione per il Camerun. La panchina africana allora gioca la carta del 38enne Roger Milla. Fu una vittoria incredibile. Diego Armando Maradona dichiarò che il risultato rappresentava una sconfitta simbolica per il razzismo. Fu una magra consolazione. Il Camerun non è una squadra da trattare con sufficienza. Un'altra vittoria sulla Romania con due gol di Milla promosse gli africani agli ottavi. Se la sarebbero vista contro la Colombia a Napoli. Quando si presentava una situazione di stallo, Milla partiva all'attacco. Un tifoso colombiano, per aiutare i suoi, evoca addirittura gli idoli sudamericani. Si va ai tempi supplementari e la tensione aumenta.
L'eccentrico portiere colombiano René El Loco Higuita era particolarmente sotto pressione. Mentre gli allenatori europei si preoccupavano delle loro strategie difensive, la soluzione di Higuita era di giocare anche in posizione di libero. Nella partita contro la Germania dell'Ovest, i modi bizzarri di Higuita potevano costare cari. L'arbitro in qualche modo rimediò. Quando però Millà portò in vantaggio il Camerun contro la Colombia nel secondo tempo supplementare, il portiere colombiano si infuriò come non mai con la sua difesa. Ma tutti i nodi vengono al pettine e al 108 minuto, al secondo gol di Millà, Higuita meritò di essere sbeffeggiato da tutto lo stadio. Millà festeggiava, Higuita si dimenava a terra. Camerun 2, Colombia 1. Gli africani festeggiarono alla grande. Con questa vittoria diventarono i primi del loro continente a raggiungere i quarti di finale di Coppa del Mondo. Per lo spettacolo, le scene di Higuita erano divertenti, ma per i suoi compagni di squadra rappresentavano un incubo. Per la squadra italiana il compito era quello di soddisfare 60 milioni di tifosi. Gianluca Vialli, il muscoloso attaccante della Sampdoria, rappresentava la grande speranza dell'attacco azzurro. Ma nella partita d'esordio contro l'Austria c'era il forte Tony Polster. L'Italia si portò in attacco dall'inizio, contrariamente al suo stile solitamente difensivo, e Vialli mise subito in gioco le sue preziose gambe. L'Italia era ben disposta in campo, ma il napoletano Carnevale mancò diverse occasioni. La sua sostituzione con Schillaci al suo esordio in nazionale sembrò una mossa disperata. Schillaci veniva dalla prima stagione con la Juventus e aveva pochissima esperienza a livello internazionale. Dopo soli 3 minuti però non era più uno sconosciuto. L'Italia aveva trovato un grande giocatore. We're a thousand miles away from the dawning of the day. Die is cast, there'll be no. Nella partita seguente gli azzurri affrontarono gli Stati Uniti. Dopo una chiara sconfitta per 5-1 contro la Cecoslovacchia, gli americani avevano poca credibilità come avversari. Attratti dallo stile fluido degli italiani nella prima partita, milioni di telespettatori erano pronti davanti alla TV, mentre Ferdinando e i suoi colleghi fotografi si preparavano ai gol. Per il portiere americano Tony Meola, un atroce dilemma. Come avrebbe potuto soddisfare suo padre italiano? We will live, we will die beneath the flag. Dopo soli 11 minuti il portiere statunitense capitolava ad opera di Giannini. E quando Berti al 33esimo si procurò un calcio di rigore, sembrava che tutte le speranze stessero per svanire. Oh,
ma il palo della porta assalvò gli statunitensi. Gli italiani non erano più così sicuri come prima. Di nuovo Schillaci in campo al posto di Carnevale, poco presente anche in questa occasione. Meola fu subito molto impegnato, pronto a rialzarsi però dopo ciascun contatto anche duro. Ma la nazionale americana non rimase a guardare. Mentre l'Italia era impegnata a difendere il vantaggio, gli Stati Uniti ottennero un calcio di punizione. Servirono un doppio intervento di Walter Zenga e un rinvio di Ferri per impedire un sorprendente gol di Vermi per gli americani. Non è stata una vittoria convincente per gli italiani, ma fu abbastanza per farli passare al secondo turno. L'America era fuori, ma alcuni giocatori si misero in luce. Tony Meola avrebbe proseguito la sua carriera professionistica in Inghilterra e il suo padre non poteva esserne che contento. Mentre l'Italia trovava grandi difficoltà a segnare, la Germania dell'Ovest guidava la classifica cannonieri con 10 gol. Negli ottavi avrebbe affrontato l'Olanda. Il capitano tedesco Lothar Matthäus si era dimostrato in gran forma. Con i suoi 2 gol contro la Jugoslavia e correndo senza sosta mirava ad essere eletto miglior giocatore del torneo. Matthäus, Jürgen Klinsmann, attaccante alto ma agile, e Andreas Brehme, terzino, giocavano per l'Inter. Con Gullit, Van Basten e Rijkaard, tutti del Milan, la sfida tra le due nazionali era quanto mai sentita. E dopo 20 minuti le tensioni emersero quando a Rijkaard, per un brutto fallo su Rudi Völler, venne mostrato il cartellino giallo. Come se non bastasse il fallo, l'olandese sputò all'attaccante tedesco. Ammonizione sacrosanta, che non bastò però a Rudi Völler. Più tardi avrebbe cercato di vendicarsi. Alla fine l'arbitro argentino Lousteau ha espulso entrambi i giocatori. E Rijkaard ha trovato il modo di ripetere il suo comportamento disgustoso. Una volta ripresa la partita, la rabbia era già dimenticata. Ruud Gullit, dopo una lunga assenza per infortunio, ha cominciato a mostrare il suo grande talento. Gli olandesi sembravano più sicuri. Ma Klinsmann era troppo forte. La sua percussione su cross di Buchwald ha dato alla Germania il gol del vantaggio.
Gli olandesi erano frustrati e Van Basten merita un giallo per questo fallo su Matthäus. Con Föller fuori, Klinsmann doveva fare il lavoro di due uomini, correndo senza sosta nel tentativo di penetrare la difesa olandese e rientrare poi a centrocampo. Esausto, al punto da dover essere sostituito, Klinsmann ricevette un'ovazione per i suoi sforzi appassionati. E a 6 minuti dal termine, il terzino sinistro Andy Brehme, con un tiro a girare, garantì la vittoria ai tedeschi. I festeggiamenti dimostrarono lo spirito di gruppo generato da Franz Beckenbauer. Gli olandesi erano ormai disuniti e un rigore di Koeman arrivato tardi non servì a granché. Fu una serata magica per la Germania dell'Ovest. Tra tutti i numerosi spettatori presenti in Italia c'era un nutrito gruppo di marinai egiziani. La loro nave si era trovata per caso al porto di Cagliari la notte in cui la loro squadra avrebbe affrontato l'Inghilterra. Dopo le critiche per il pareggio contro l'Irlanda nella prima partita, i giocatori inglesi convinsero il CT Bobby Robson a far entrare Mark Wright come libero. Dopo il pareggio senza gol contro gli olandesi, dove Wright si comportò benissimo, diventò irrinunciabile, specialmente dopo che il capitano Brian Robson era dovuto tornare in patria a causa di un infortunio. Bull viene schierato in attacco con l'incarico di aggredire la fragile difesa egiziana, ma l'Inghilterra aveva bisogno di segnare e non vi riusciva. Shelton, il portiere con il maggior numero di presenze nella nazionale inglese, era sempre pronto a un attacco egiziano. E i carabinieri erano pronti a loro volta per le intemperanze dei tifosi inglesi. Robson provò allora a spingere la sua squadra all'attacco. E proprio Wright decise la partita con un colpo di testa al 58esimo. Nel frattempo anche Gascogna ha il diritto di festeggiare. Liberati dall'esilio in Sardegna, l'Inghilterra e i suoi tifosi mostrano una nuova vitalità. La partita a Bologna contro la brava squadra belga rischiò di esaurire i rullini dei fotografi presenti. Davvero una bella partita. Il capitano belga Jan Kolemans colpisce il palo con la porta completamente sguarnita. Poi però la fortuna si schierò con i belgi quando il bel gol su tiro al volo di Barnes fu annullato per fuorigioco. Le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto. Schifo supera Shelton, ma non il palo. Ancora niente gol.
David Blatt, una star in crescita del calcio inglese ma senza molta esperienza nelle competizioni internazionali, entra per la terza volta come sostituto. Gascogne si guadagna la sua ultima ammonizione. E dimostra tutto il carattere burrascoso del suo rapporto con gli arbitri. Si va ai tempi supplementari. Adesso le squadre dovranno mostrare chi è il più forte e il più deciso. E Gascogne prova ad essere entrambi. Almeno però segue il consiglio della panchina quando decide di passare la palla invece di tirare in porta. A meno di un minuto dalla fine del tempo supplementare, Platt segna e porta la sua squadra ai quarti di finale. L'entusiasmo per la squadra inglese è in netta crescita. Durante una breve pausa dalle partite, Firenze presenta una rappresentazione di calcio storico, l'antenato vecchio di 400 anni del calcio moderno. Questo ci mostra quanto progresso il calcio abbia fatto dalle sue origini aggressive e disordinate, o forse quanto poco. Nella seconda partita dell'Argentina contro l'Unione Sovietica, il portiere Pumpido si rompe una gamba dopo uno scontro con un suo difensore. Il sostituto è Sergio Goicoechea, inattivo da un po' di tempo. La squadra colombiana dove giocava era stata sospesa dopo che qualcuno aveva sparato a un arbitro. Maradona dà una mano in difesa e dopo il Messico dimostra che Dio è ambidestro. Troglio va in gol per l'Argentina. Bessonoff commette un brutto fallo su Caniggia e dopo i due del Camerun è il terzo giocatore ad essere espulso per un intervento sull'attaccante argentino. Un altro calcio di punizione dà l'opportunità a Burruchaga per il raddoppio dell'Argentina.
Un pareggio per 1-1 contro la Romania porta i biancocelesti al secondo turno per una gara difficile contro i loro rivali principali, i brasiliani. Il Brasile ha cominciato bene questa edizione dei mondiali. I due gol di Careca con Balletto alla Millà sono bastati per sconfiggere Thomas Brolin e gli svedesi. Contro Costa Rica, che ha battuto la Scozia, i brasiliani hanno dovuto fare i conti con le capacità del portiere Coneco. Solo una deviazione ha reso possibile il gol di Müller. E nella partita contro la Scozia, Leighton non ha trattenuto il tiro di Alemão e nello sviluppo dell'azione, Müller ha potuto insaccare. Dopo le prime tre vittorie, il Brasile ora è favorito contro gli argentini. Si sapeva che la partita disputata a Torino sarebbe stata difficile, sul campo e per i vari cronisti sudamericani. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque os argentinos com o ritmo de antes estavam meio tontos em campo. E agora já começam a respirar mais aliviados. Falou Vianney Carlena, vai para cima, bola do branco no fundo do campo para Ricardo Rocha. Ele corre muito, evita que a bola saia para fora do terreno, chega para cortar a zaga, vai para o terreno. Dopo tutte le chiacchiere, la squadra brasiliana ha mostrato di non essere all'altezza della sua fama. Si è concentrata troppo in difesa e non ha sostenuto lo splendido Careca. Il Brasile non ha avuto né la fortuna né la capacità di superare il portiere Goico Echea. Il Brasile ha dominato la partita, certo, ma anche il sostegno dei suoi tifosi è piano piano diminuito. Dunga chutou, chegou duas vezes e lançou. O Alemão bateu duas vezes chegando. Então há revezamento, Vianney, muito bom. O Valdo está solto e o Dunga, Alemão, saiu. Poi, come nel 1986, Maradona, con un'altra delle sue magie, ha fornito a Caniggia l'opportunità del gol vincente. E al cronista il suo momento preferito. Seleção do Brasil, uma injustiça muito grande no futebol. Assim como o Brasil foi eliminado em 82 pelos... Maradona esulta per la vittoria che porta i campioni ai quarti di finale e ringrazia il suo sponsor. Across the waters to the shores of Italy, with songs of joy.
Anche gli spettatori brasiliani, di solito i più vistosi, erano messi in secondo piano rispetto a quelli irlandesi. L'idraulico John McDermott non ha mai smesso di sorridere, tranne quando Gullit ha segnato contro la sua squadra a Palermo. Con una miscela di giocatori inglesi e irlandesi, i verdi d'Irlanda erano criticati per uno stile di gioco considerato troppo semplice. Non aveva individui con talento tale da dominare le partite, ma come squadra non si arrendeva mai. Il CT inglese Jack Charlton, lui stesso campione del mondo del 66, aveva una strategia semplice: 10 difensori, 10 centrocampisti e 10 attaccanti. Con Patrick Bonner a difendere la porta. Gli irlandesi hanno rincorso la palla dall'inizio alla fine e di solito qualcosa si ottiene. Van Breukelen non trattiene e Niall Quinn si avventa sul pallone realizzando il pareggio. Con 3 partite pareggiate di seguito ed un numero identico di gol, Olanda e Irlanda sono entrambe qualificate per il secondo turno. Il sorteggio abbinerà l'Olanda ai tedeschi della Germania dell'Ovest, mentre l'Irlanda andrà a Genova per incontrare la Romania. Per i tifosi irlandesi questo vuol dire 2 settimane di vacanze in più. La squadra ha cancellato il volo di ritorno e ha approfittato dell'hotel che non serviva più agli scozzesi. Big Jack Charlton, il CT, ha preparato Bonner per l'eventualità dei calci di rigore. Ed è proprio così che andò a finire dopo 120 minuti senza gol. Questo è il 5° rigore della Romania. Il tiro di Timofti parato da Bonner. Il difensore veterano David O'Leary realizza il suo, permettendo così all'Irlanda di approdare ai quarti di finale ed entusiasmando i suoi tifosi. Sulla sua strada la vincitrice tra Italia e Uruguay. Adesso che il torneo aveva raggiunto la fase ad eliminazione diretta, gli arbitri erano più sotto pressione. Tra questi l'inglese George Courtney doveva tener conto delle nuove regole FIFA sul fair play. È passata l'Irlanda. Beh, sono in questo ambiente da tanto tempo che l'adrenalina non scorre più come una volta e la pressione non la sento più. Ci hanno insegnato ad assorbire questo tipo di stress. Durante la gara la nostra formazione ci permette di tenere testa alla tensione.
Ma non c'erano solo problemi di carattere tecnico per Courtney, c'era il caldo oppressivo di Roma. L'ammonizione per il non rispetto della distanza della barriera su calcio di punizione era una regola caldeggiata dalla FIFA. Ma come si fa quando ci sono altri 22 arbitri in campo? Applicando la norma del vantaggio, Courtney permise a Schillaci di segnare un gol spettacolare. Ma poi gli si presentò il compito impossibile di fermare i festeggiamenti italiani, mentre un nuovo inno echeggiava nello stadio. Durante il torneo, gli arbitri ebbero il loro da fare a distinguere i falli veri da quelli simulati. Fortunatamente, il secondo gol dell'italiano Serena non fu messo in discussione. L'Italia aveva vinto e avrebbe affrontato l'Irlanda, e anche all'arbitro era andata bene. La vittoria dell'Italia permise agli azzurri di rimanere a Roma per i quarti di finale e questo rese felice un giovane tifoso in particolare. No Riccardo, scendi dal tavolo con le scarpe. Un attimo mamma, sto attaccando il posto. Riccardo, che era stato scelto come raccattapalle nello stadio olimpico, un calciatore in erba della Roma. Zinga, Cuni, Baresi, Giacelò, Ferrara, Ancelotti, Di Napoli, Giannini, Giacelò, Baggio, Gialli, Mancini. Per alcuni dei tifosi irlandesi il viaggio nella capitale rischiò di compromettere i rapporti familiari o professionali, ma l'opportunità di vedere la propria squadra affrontare l'Italia e magari incontrare il Santo Padre valeva il sacrificio. Non era una notte per giocatori senza grinta. Riccardo, con le stelle negli occhi, seduto vicino alla panchina italiana, aspettava di rendersi utile. Con il suo trasferimento alla Juventus per 26 miliardi di lire, Roberto Baggio era diventato il calciatore più costoso nella storia. Faceva parte con Donadoni, tornato dopo un infortunio, e Schillaci, l'attaccante principale, della cosiddetta squadra dei sogni. Ma l'Irlanda aveva programmi diversi, ostacolati ogni tanto dalle decisioni dei guardalinee. Thank you.
Dopo 17 minuti da un dribbling di Baggio scaturisce il passaggio per Donadoni che tira. Bonner non trattiene e Schillaci non deve far altro che mettere in rete. I giornalisti italiani non avevano esagerato sul conto del centravanti azzurro. Ma gli irlandesi avevano davvero grandi capacità di recupero. All'Italia serviva il gol della tranquillità e Schillaci, con un tiro fortissimo, lo manca di poco. Il CT Vicini era molto provato nel secondo tempo. A meno di un minuto dalla fine, a Schillaci viene negato un altro gol per un altro dubbio fuorigioco. Gli azzurri vincono di misura, ma è sufficiente perché gli irlandesi facciano le valigie. In patria saranno accolti quali eroi. Riccardo incontra il suo idolo, Giannini. Il mondiale è finito per l'Irlanda, ma per il commissario tecnico e la sua squadra la festa è appena cominciata. È ora di tornare a casa, Jack. La prova seguente per l'Italia sarebbe stata la semifinale contro l'Argentina a Napoli. Maradona, nella sua città adottiva, aveva provato a dividere la tifoseria, ma il senso di patriottismo era troppo forte. La nazionale italiana, però, temeva Maradona come giocatore. Aveva portato il Napoli a due titoli. Se ne conoscevano tutti i pregi e anche i difetti. Carlos Bilardo, il CT argentino, fu un facile bersaglio per i tifosi italiani. Vicini decise di inserire Vialli e di lasciare Baggio in panchina, che avesse dimenticato il gol spettacolare del fantasista nella partita con la Cecoslovacchia? Tutta Italia si fermò davanti ai teleschermi e nel mondo più di 800 milioni di persone seguirono l'incontro. Dove sono, in teoria, finora lo hanno dimostrato, più deboli gli argentini che non in zona centrale. Tutto è pronto, potrò. Mettilo, dai. Bruno, rimane lì, rimane stretto sul calzantello. Semifinale del campionato del mondo, gara eliminazione diretta tra le nazionali d'Italia ed Argentina.
L'Italia colpì per prima dopo 17 minuti. Il tiro di Vialli viene parato, ma sulla ribattuta Schillaci realizza il suo quinto gol nel torneo. Quegli occhi rimarranno nella memoria collettiva. Ma l'Argentina non gli darà più così tanto spazio. Poi è cominciato il lavoro duro per la terna arbitrale. Nonostante il vantaggio, l'Italia non accennava a diminuire il ritmo. E guidata da Maradona, l'Argentina seppe sfruttare l'ansia degli italiani. Col passare dei minuti, il livello di aggressività andava alzandosi. E gradualmente minacciò di rovinare la partita. Maradona decise di prendere la sua squadra per mano. I nervi degli italiani andarono in pezzi quando l'uscita a vuoto di Zenga consentì a Caniggia di realizzare il pareggio. L'intero paese ammutolì.